È un'iniziativa unica nel suo genere e unica in Italia. Oggi i cittadini stanno stringendo ancora di più un patto con gli infermieri. La ASL Toscana Sud-Est è la prima in Toscana ad introdurre l'infermiere di famiglia, una figura che sarà ancora più vicina ai pazienti. Sì, sicuramente un'ASL non ferma e va avanti nell'ottica di un potenziamento dei servizi territoriali. L'abbiamo dimostrato durante il Covid e lo stiamo continuando a dimostrare dando risposte ai cittadini delle tre province. 334 coloro che lavoreranno su tutto il territorio provinciale, 120 in città, e proprio a quest'ultimi è stato donato uno smartphone per essere ancora più raggiungibili. Anche perché un infermiere ogni 2.000 abitanti avrà a disposizione questo telefono, ma soprattutto il cittadino avrà a disposizione un numero di telefono dedicato per contattare l'infermiere e farlo arrivare a casa. Quindi i bisogni dei cittadini sono ancora più vicini a quello che è il sistema sanitario regionale. Come cambierà l'infermiere di famiglia la vita dei cittadini, insomma? Cambierà la vita un po' per tutti, quindi l'infermiere si è messo nelle condizioni di acquisire delle competenze specifiche per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini, siano essi cittadini in condizioni di fragilità, in cure palliative, in elevata complessità assistenziale, ma anche cittadini in salute, perché poi anche la malattia cronica in realtà ci consente di essere in salute, no? Se utilizziamo, siamo capaci attraverso una responsabilizzazione della nostra salute di utilizzare gli stili di vita migliori, quindi in qualche modo gli infermieri saranno nella condizione di rispondere ai bisogni dei cittadini insieme a tutti gli altri professionisti che lavorano sul territorio, non soltanto per quelli che riguardano l'elevata complessità, ma anche per quelli che sono ad elevato rischio o per mantenersi in salute.